Innocentisti o colpevolisti? Lasciamo i partiti che si sono formati nelle varie gallerie e salotti d'Italia al loro inconciliabile tifo. Ecco come sono andati i fatti quella famosa sera all'Opera di Roma. C'erano tutti, dai ministri ai pittori, agli intellettuali, alle attrici, ai sarti di moda e alle belle signore, queste ultime in trepida attesa per il lancio delle loro toilette. Gremito il teatro. Per i posti migliori 25.000 lire a biglietto, senza contare gli incontrollabili eccessi della borsa nera. Eccoci alla fine del primo atto. Nulla sembra turbare il volto del celebre soprano. Sotto l'apparente calma, confusi sentimenti agitano invece il suo animo. Ci siamo. Il fringuellino, come teneramente la chiama la sua protettrice Elsa Maxwell, sta per avere l'impennata. Chiuso il sipario, ha inizio la più lunga attesa a cui un grande pubblico sia mai stato costretto. Passano circa 45 minuti di crescente inquietudine e di disagio. Maria Meneghini Callas non vuole più tornare in scena. Tradita da se stessa, dal suo falso personaggio di diva, ha perduto la voce e così preferisce fare della norma un'altra incompiuta, mandando a casa anche il capo dello Stato del paese di cui è ospite. Il suo contratto prevedeva un compenso di 1.000.000 a sera. Il giorno dopo, subito in movimento, Elsa Maxwell, la grande pettegola di Hollywood. Celebre soprattutto come agente dell'amore internazionale, Elsa ritiene che gli italiani si siano comportati da caponi verso la sua protetta. A conferma di tanta audacia, la generosa signora va alla bocca della verità, non sapendo i pericoli che i bugiardi corrono a scherzare con il mascherone. Terza fase, quella delle conferenze stampa. Comincia il tentativo di distensione. È il signor Meneghini, senza Callas, questa volta, che illustra la situazione. Maria vorrebbe riparare ed avere la possibilità di una riabilitazione. Spiacenti, signora Callas. Il prefetto ha posto un veto per evitare possibilità di incidenti. Ed è questo anche il no dell'opinione pubblica.